1989 cade quello che è stato per 28 anni il simbolo della guerra fredda, il muro di Berlino. Per quanto le immagini della caduta del muro di Berlino oggi ci possano sembrare incredibili, in Europa ancora è presente una capitale divisa in due proprio da un muro. Venite con me, oggi vi porto a Nicosia, l'ultima capitale divisa d'Europa. Siamo a Cipro, un'isola del Mediterraneo che nonostante sia a sud della Turchia e ad ovest di Siria e Libano fa parte della Comunità Europea. Nel 1974, in risposta ad un colpo di stato avvenuto sull'isola, i turchi invasero la parte nord. Una vera e propria operazione militare, camuffata da missione di pace, che divise l'isola in due parti. I ciprioti d'origine greca vennero scacciati dai turchi nella parte sud ed in risposta i ciprioti greci fecero lo stesso, scacciando i ciprioti turchi nella parte nord. Da allora le due popolazioni vivono separate da muri e da reti che dividono in due tutta l'isola. Qui dove mi trovo ora siamo nella parte sud di Nicosia, la capitale di Cipro, e siamo ancora in Europa. Alle mie spalle potete vedere quello che è il checkpoint, dove dopo il controllo del passaporto entreremo nella Repubblica Nord di Cipro, uno stato che non è più Europa e che non è riconosciuto da nessun'altra nazione al di fuori che la Turchia. Siamo in quella che è chiamata la zona verde, una zona cuscinetto presidiata dai militari dell'ONU per evitare che le due etnie entrino in contatto. Qui siamo all'interno della zona verde, in teoria non ci si potrebbe stare, tutto è rimasto come quando appunto c'è stata l'invasione turca, tutto è abbandonato a quei giorni. Sono bastati pochi metri per entrare in quella che è la Repubblica di Cipro Nord. Essendo uno stato non riconosciuto in nessuna parte del mondo, di fatto chi ci vive non può avere rapporti con altri stati. Motivo per cui qui l'economia è molto meno sviluppata rispetto alla parte sud, dove invece c'è la Comunità Europea. Ma perché un'isola più piccola della Sicilia è contesa tra due nazioni? The main reason is the location of this island. Okay. Okay? It's in the heart of the Middle East. All the countries which wants to control all the world, yeah, they want a base in this location. Middle East means petrol. Petrol means easy money, yes? Yeah. According to 1960 agreement, which we established the Cyprus Republic, yeah, at that date, yeah, there were three guarantors, okay? United Kingdom, Turkey and Greece. Okay. So, Turkey used that right to come and fix the problem in the island, yeah, okay? Okay, yeah. But they are still here and yeah, they will never go from here, okay? Okay? All the neighbors of Turkey, they have problems. They just want to keep safe at least one side of the Turkey. What was the relationship between Greek Cypriot and Turkish Cypriot before the occupation of the island? There was no any problem with them. They were working together, they were living together, they were friends. Okay. Se volete venire a trovare Turk, lo trovate qui nella parte nord di Nicosia. Lui lavora in questo bar bellissimo che si chiama Imagine Bar e comunque lo trovate su Instagram qui in questo.
Ecco qua ragazzi, questo è uno dei muri fatto di bidoni con dentro la sabbia che divide la città in due. E dopo un bel giro nella Repubblica di Cipro Nord, torniamo in Europa. Thank you. Divide et impera, dividere per comandare. Una locuzione latina attribuita a Filippo il Macedone, che nella storia venne utilizzata da tantissimi condottieri, come per esempio Carlo Magno. Una frase che spiega esattamente come per controllare un popolo il migliore espediente sia proprio quello di dividerlo. E se pensate che questa strategia del divide et impera sia qualcosa di antico, vi sbagliate di grosso. Infatti basti pensare al 2011, quando americani e francesi insieme fecero cadere la dittatura di Gheddafi in Libia. Dividere una nazione composta da tantissime tribù, da tantissime etnie che in qualche modo sotto il controllo di Gheddafi andavano d'accordo al fine di creare il caos e di fatto continuare a fare i propri interessi all'interno di una nazione altrui. Proviamo a fare un esperimento. Chiudete gli occhi ed immaginate il luogo dove vorreste vivere, il luogo ideale dove vorreste crescere con la vostra famiglia. Beh, sicuramente state pensando ad un posto molto diverso da una nazione dove per passare da sud a nord e viceversa bisogna presentare il proprio documento. Ma come si fa quindi a non essere soggiogati da questi meccanismi subdoli che i potenti creano per di fatto mantenere il controllo sulle popolazioni facendo i loro porci comodi? Beh, bisogna utilizzare il cervello. Infatti, la prossima volta che vi troverete ad odiare qualcuno, chiedetevi qual è il vero motivo per cui state odiando quella persona. Probabilmente è un motivo che è stato indotto da qualcuno che voleva esattamente ottenere quello. Se tutti quanti ci impegnassimo a fare questo ragionamento e ad essere un po' più tolleranti con gli altri, probabilmente il luogo ideale dove vivere sarebbe il pianeta dove già abitiamo.